Buongiorno a tutti, sono sempre di un tanto cosa non loro. Prima di cominciare, vorrei ringraziare tutti quelli che hanno partecipato agli eventi del mini tour di recensione in sala che si è concluso ieri sera a Cinema Plus di Milano con la recensione dell'Uomo con i pugni di ferro che ho fatto insieme a Federico Frusciante. E vorrei ringraziare Frusciante per aver partecipato perché è stata una serata veramente fantastica. E poi vorrei ringraziare anche tutti quelli che hanno partecipato in qualità di ospiti insieme a me in tutti questi eventi. Quindi ringrazio Dario Moccia, Richard HTT, Ore di Orrore, Robby Manfro e Simone Fancazzista. E soprattutto vorrei ringraziare tutti voi che avete partecipato così numerosi. Con così tanto entusiasmo ad ogni evento. Siete stati calorosissimi, abbiamo parlato a ruota libera, a non finire di cinema, non solo, infatti potete ben sentire che la mia voce ne ha risentito e non accenna a tornare come era prima, quindi grazie a tutti quanti voi per aver reso possibile questo piccolo progetto e spero che si possa replicare. Poi vorrei parlarvi di un canale che è quello di Boban Pesov, che è un ragazzo che ha creato un format su YouTube che secondo me funziona veramente tantissimo. Lui realizza degli speed painting che appunto affrontano temi di politica, di attualità, anche temi riguardanti YouTube e li introduce con dei monologhi divertenti, frizzanti, in cui esprime un po' il suo parere e secondo me è veramente bravissimo perché i suoi disegni sono semplicemente fantastici e ha realizzato tra i vari video uno speed painting riguardante me perché io ho apprezzato Oblivion mentre a lui non è piaciuto e allora ho fatto questo disegno in cui Kubrick mi appare in sogno e si indigna del fatto che io ho apprezzato alcune citazioni ai suoi film che ci sono appunto in Oblivion, ma guardate i disegni perché lui è stato così gentile da inviarmi le tavole una volta che ha scoperto che ho apprezzato tantissimo quel video e guardate che roba perché quando l'ho visto in video mi è sembrato veramente molto bello, ma dal vivo è ancora meglio, guardate che roba, cioè, perché probabilmente lo scanner abbassa leggermente la qualità, cioè dal vivo sono pazzesche, tutte fatte a mano, sono una roba allucinante. Poi ha realizzato quella che è la mia copertina di Facebook. Io gliel'ho chiesta e lui ha gentilmente accettato di realizzarla. Guardate che roba, è veramente bellissima. Quindi ringrazio Boban per avermi inviato le tavole e soprattutto per averle realizzate. Quindi andate a dare un'occhiata ai suoi video perché sono veramente divertenti, ma soprattutto è un format frizzante, anche abbastanza nuovo e secondo me. I suoi video sono veramente godibili. Metto il link nella descrizione qui sotto, date un'occhiata perché merita veramente tantissimo. Ora però passiamo alla recensione, sigla! Dunque, dopo un'attesa durata ere geologiche, sono riuscito finalmente a guardare il film di cui vorrei parlare oggi. Francamente, non vedevo l'ora di farlo. Il film è del 2013 per la regia di Fede Alvarez ed è La casa. Allora, quando ho saputo mesi fa che avrebbero realizzato il remake del film dell'81 di Sam Raimi, ho pensato subito: ma perché cazzo devono andare a sminchiare ancora una volta una saga storica? Con questi remake stuprano nel culo film epocali. Ma perché? Io sono stufo di vedere film come Venerdì 13, Nightmare, non aprite quella porta, riproposto in una chiave moderna che 99 volte su 100 non funziona mai. E uno dei pochissimi casi in cui mi sono trovato soddisfatto è stato qualche anno fa con Halloween The Beginning di Rob Zombie. Perché quello è un film che ha un'ideologia, solida alle spalle. È la visione che ha Rob Zombie del capolavoro di John Carpenter. E infatti lo stesso Carpenter, quando seppe che Zombie aveva intenzione di realizzare un remake barra reboot del suo film, ha dato il consenso e ha detto: vai Rob e fai il tuo film. E Rob Zombie questo ha fatto il suo film con una base di idee veramente forte. Quindi voglio dire, per quale motivo, mi chiedevo, rifare un'altra cosa del genere. Ci sono riusciti in pochi perché tentare la sorte. Poi però ho scoperto che Raimi credeva molto in questo progetto e che avrebbe anzi seguito passo passo il nuovo regista. Io ho detto vabbè, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Poi hanno iniziato a rilasciare le prime immagini ai primi trailer e la mia curiosità è aumentata. Quando settimane fa, prima che uscisse qui in Italia, il film è approdato nelle sale statunitensi hanno iniziato a fioccare appunto le prime recensioni sia da parte del pubblico che da parte della critica che erano parecchio positive. Allora ho detto: beh, allora forse una visione la merita.
Ho detto, vediamo un po' com'è. Sono andato a vederlo settimana scorsa quando c'è stato l'evento a Roma insieme a Ore di Orrore, Robby Manfred, insieme a Fancazzista e il pubblico presente in sala e devo dire che ne sono rimasto sorprendentemente soddisfatto. Ma adesso andrò a spiegare un po' il perché. Allora, quando si parla di un film del genere, bisogna considerare un po' di cose. Allora, al di là che uno sia d'accordo o no con il remake. Dunque, innanzitutto in questo caso bisogna considerare la voragine generazionale che separa il film dell'81 da questo. Ci sono 32 anni e in 32 anni, nell'ambito dell'horror, sono successe tante di quelle cose che veramente elencarle tutte sarebbe impossibile. Il genere è cambiato tantissimo, ma soprattutto è cambiato a partire da film come La Casa. La Casa è uno dei capostipiti di un genere, è un film splatter che all'epoca soprattutto metteva una tensione, un'ansia, una paura senza pari e che secondo me, visto ancora oggi, risente dei segni nel tempo solo per quanto riguarda la qualità dell'immagine e il sonoro, perché veramente è un film che ancora adesso, dopo più di 30 anni, è semplicemente perfetto, sia dal punto di vista registico, perché la lucidità con cui Raimi ha diretto quel film, e non solo quello, ma anche i due successivi, La Casa 2 e L'Armata delle Tenebre, beh, quella lucidità registica è veramente pazzesca, sì, perché La Casa di Fede Alvarez attinge a piene mani sia dal primo film che dalla Casa 2, perché molti lo pe pensano che sia un remake solo del primo film, ma non è vero, ci sono tanti di quei riferimenti anche al secondo che si sprecano, generalmente sono tantissimi. Quindi diciamo che è un po' il remake dei primi due, ma non è neanche, io non lo considero neanche un vero e proprio remake, è un film che prende molto, cioè sicuramente si rifà quello, però è anche un po' il film di Alvarez, un po' come ha fatto Rob Zombie. È Alvarez che fa un film prendendo spunto, prendendo le parti migliori dei primi due, ma mettendoci una fortissima impronta personale. Quindi dicevo, il film dell'81, appunto, è un po' il capostipite, e infatti, se guardiamo, è anche un film con reazioni umane praticamente inesistenti. Voglio dire, il primo La Casa, quello dell'81, è il film che ha messo in una scena una dei protagonisti, una ragazza che investaglia in casa, a un certo punto sente un rumore nel bosco, esce e di notte si addentra nella boscaglia. Ora, voi direte, ma sei scema? Ma è questo il bello di quei film. Non ci si curava delle reazioni umane, perché innanzitutto erano i primi film di quel genere e non era quello l'intento. L'intento non era quello di dare un realismo comportamentale nei personaggi. L'idea era quella di spaventare il pubblico, di disgustarlo con le scene splatter che sono numerosissime, che sono fatte anche veramente molto bene nonostante siano state realizzate più di 30 anni fa. E quindi l'intento era quello. Le relazioni umane erano volutamente sminchiate perché non ci si curava di quello. Nella Casa 2 poi viene introdotto l'elemento grottesco. Io solitamente dico che la Casa 2 e L'Armata delle Tenebre hanno un tono anche demenziale, ma è improprio utilizzare il termine demenziale. Io direi proprio grottesco, anche io sbagliando a volte dico demenziale, anche se lo intendo in un senso per niente dispregiativo, ma anzi positivissimo, io direi grottesco. E il grottesco è molto presente, soprattutto a partire dalla Casa 2, perché la Casa 1 invece si presenta come un film horror serio, nel senso un film che vuole spaventare e non vuole strappare risate. Magari oggi un ragazzino che vede il primo La Casa ride perché trova della comicità involontaria, ma perché? Perché a detta sua non è fatto bene. Ma grazie, sono passati 30 anni e adesso abbiamo film horror con una violenza realistica che ha desensibilizzato completamente le nuove generazioni. E devo dire che lo splatter pongoso del film dell'81 risulta efficace ancora oggi. Certo, è quello stop motion che non è realistico, non può essere realistico, ma nonostante quello disgusta ancora oggi. Cioè, anche a guardarlo ancora adesso, io mi sento quasi disgustato. E questa cosa mi piace veramente tanto, perché è un film che è un sempreverde, un film che non tramonterà mai. E se lo guardiamo, la tensione che mette, il modo in cui ave che aveva Remy di costruire la tensione, è efficace anche nel 2013, a mio parere. Io li ho rivisti poche ore fa, perché dovendo fare questa recensione, ho detto voglio poter fare un confronto ancora più lucido. Li ho visti mille volte, ma voglio avere in mente una visione ancora più fresca. Li avevo visti, mi pare, un paio di mesi fa, ma ho detto voglio proprio avere una visione di poche ore per poter mettere a confronto questi tre film, quelli vecchi e quello nuovo. E dicevo che la tensione che mette il primo La Casa è efficace ancora oggi. Certo, voi direte, ma non fa paura, cosa del genere? No, non è vero. Insomma, la tensione magari non farà paura, ma certe scene, proprio i silenzi, le soggettive, sia per quanto riguarda la presenza, per quanto riguarda
riguarda i personaggi, quando appunto devono entrare in una stanza, è fantastica. Innanzitutto vorrei dire una cosa. La cosa che mi è piaciuta molto della casa in generale, proprio sia di quelli vecchi che di questo qui, è il fatto che uno sente la casa e si immagina il classico film con il maniero infestato da fantasmi e mostri, invece no, è una cazzo di capanna fatta di tronchi in un bosco. Ed è una capannina con tre stanze messe in croce, una cacchio di baita di montagna, neanche ben tenuta. Ed è questa la genialità. Alla fine la casa non ha una, non è il luogo principale, cioè il problema sono appunto le varie presenze. E uno si immagina un film alla Amityville Horror. E questa è la cosa figa, che non è un film tipo quello, ma proprio tutt'altro, no? È una cosa totalmente differente. E Alvarez è riuscito a rispettare molto bene tutto questo. L'altro elemento che bisogna considerare quando si parla di questo remake è chi è Fede Alvarez. È un regista esordiente, questo è il suo primo film. Lui si è fatto notare 4 anni fa quando mise un cortometraggio su YouTube che si chiamava Attacche de Panico o Panic Attack, in cui la sua città natale, Montevideo, in Uruguay, appunto, veniva rasa al suolo nel giro di 4-5 minuti da dei robottoni giganti realizzati in CGI. Cortometraggio girato con due soldi, proprio budget praticamente nullo. Lui si è fatto notare subito da Sam Raimi e addirittura Spielberg avrebbe voluto affidargli la regia della serie televisiva che produceva Falling Skies. Poi questo non accadde e lo stesso Raimi disse alla Valz: ma perché non realizzi il lungometraggio di Panic Attack, del corto che hai realizzato? Però lo stesso Alvarez non riteneva che un lungometraggio su quel corto potesse funzionare, perché aveva paura che la gente lo avrebbe considerato come qualcosa di già visto, comunque un film basato su un attacco alieno, detto che non si sentiva in sostanza in grado. Allora Raimi gli propose di realizzare il remake di Evil Dead della casa, e Alvarez è stato secondo me veramente molto coraggioso, perché può essere sì un grande trampolino di lancio, voglio dire, fare il remake della casa per un esordiente, è una bella spinta di carriera, ma allo stesso tempo può essere un'arma a doppio taglio. Voglio dire, se sbagli un film del genere, cioè un film, cioè voglio dire, la responsabilità di realizzare il remake di una delle saghe horror più belle che siano mai state fatte, beh, ragazzi, il pubblico tipo ci mette un secondo a stroncarti. Quindi lui è stato molto coraggioso a dire: va bene, Sam, facciamolo. E secondo me è stato veramente bravo. Dicevo che lui ha attinto a piene mani dai primi due film, non solo dal primo, perché quando è stato annunciato che avrebbero fatto il remake della casa, hanno detto: sarà il remake del primo film, che è quello più serio, tra virgolette, quello con elementi meno grotteschi, è quello che non cerca di strappare risate, e per l'appunto dicevano sarà un film molto serio. Ma Alvarez è stato molto furbo, perché cosa ha fatto? Ha fatto sì un film con un tono serio, un tono molto moderno, molto contemporaneo soprattutto, però ci ha messo dentro delle cose che secondo me le risate le strappano come, e non è comicità volontaria, non è quella risata che la strappi perché dici ma vaffanculo, no, perché lo vedi che il regista ti sta giocando con te, cioè mette delle scene con una violenza talmente esagerata, talmente stupida, che lo capisci che il regista sta dicendo: ma che cosa ho fatto? Ridi. E tu ridi perché effettivamente fa ridere. E è la stessa cosa che accadeva nella casa 2. Le scene di violenza c'erano, ma c'era quell'elemento di grottesco che ti stappava la risata. E Ray e Alvarez qui l'ha messo senza esagerare, ha fatto un buon equilibrio, ci sono scene che mettono tensione, che in un certo senso spaventano, ma anche scene che fanno effettivamente ridere. E devo essere sincero, personalmente io ho trovato moltissimi espedienti semplicemente geniali, perché nonostante Alvarez avesse a disposizione degli effetti speciali veramente realistici, e in certi momenti ha cercato appunto di esulare quel realismo, ovvero la violenza voleva essere realistica, ma ha messo delle cose talmente campanellistiche che ti fanno dire: bah, è troppo, è semplicemente troppo. E questa cosa mi è piaciuta. Non ha voluto prendersi sul serio fino in fondo, e il fatto che ci siano delle cose un po' grottesche vanno a cozzare in maniera però geniale col tono serio che si è voluto confinare al film, perché diciamocelo, Alvarez aveva quello che era al contempo un vantaggio e uno svantaggio, ovvero dal primo film, diciamo, sono passati 32 anni, questi 32 anni si è detto tutto. Raimi aveva il grande vantaggio di poter inventare, di poter dare cose nuove al pubblico, perché erano film, che era un film che si addentrava in un territorio ancora inesplorato, no? È come quando il nonno ti portava da piccolo in un posto pieno di palazzi e ti diceva: sai che io questo posto l'ho visto quando era vuoto ed era tutta campagna? La stessa cosa, la casa
era il primo palazzo costruito in una campagna che di lì a 30 anni sarebbe diventato un centro abitato. È la stessa identica cosa. Ha potuto dare qualcosa di nuovo, cosa che Alvarez non ha potuto fare. Però Alvarez era forte di 30 anni di film a cui avrebbe potuto attingere. Infatti ha citato tantissimo. Per dare qualcosa di nuovo ha dovuto giocare sul già visto. Ma ha giocato sul già visto in maniera, secondo me, molto giusta, molto clinica quasi. Cioè, quindi vai ad attingere a film come The Ring, The Grudge, tutto, e tutto il cinema orientale che poi è stato rimaneggiato dagli americani. Vai ad attingere a tutto questo cinema, vai ad attingere al cinema delle possessioni demoniache. Una cosa che ha fatto Alvarez molto buona, secondo me, è stata giocare sul tema della possessione molto più che nei primi due film di Raimi, e poi ha spinto tantissimo sulla componente esoterica. E la cosa bella di questo film è che è l'equilibrio dei primi due, ovvero è costruito a livello proprio di tempistica come il primo La Casa, cioè il casino e il macello inizia dopo una ventina di minuti, mentre invece nel secondo film di Raimi il casino cominciava dopo 5 minuti. Ma perché? Perché il secondo film di Raimi è un film particolare, non si è mai capito bene se fosse un remake o un seguito del secondo, perché inizia in maniera totalmente, cioè inizia riscrivendo le origini del primo, ma poi a un certo punto sembra che sia il remake del primo. È una cosa veramente strana, perché c'è un momento in cui c'è un momento nei primi 10 minuti che sembra ripartire da come dalla fine del primo, però inizia in maniera totalmente diversa. Addirittura nel secondo lui nota la collanina che aveva regalato nel primo alla ragazza e gli chiede che cos'è quella. Non ne sa niente, è il portafortuna della ragazza che aveva prima ancora di conoscere Ash, e quindi non si capisce bene che cos'è. Ma questa è una delle grandi genialità di quella trilogia, e come è costruito il primo e il secondo, secondo me è geniale. Non si capisce bene cosa siano, ma funzionano lo stesso. E dicevo, ha preso la costruzione un po' temporale del primo film, ma secondo me poi come ha trattato anche la presenza, l'ha presa dal secondo film, perché se nel primo film le presenze erano più di una, nel secondo invece la presenza è una sola. Infatti nel remake di Alvarez si parla di un'unica entità che poi ha molteplici forme. Mi è piaciuto molto come ha trattato la dinamica della possessione, ma soprattutto come è riuscito con soli 5 personaggi a tirare il film per più di un'ora, per circa un'ora e mezza, senza annoiare. È un film che io ho visto venerdì, l'ho rivisto subito sabato, che sono andato a vedere con la mia ragazza e con appunto Mattioschi, Samuele Fufi, Gabriel Silodit, poi c'era dei Plisken e altre persone. Siamo andati a vederlo e io lo rivedrei ancora, perché non perché sia un capolavoro, ma perché è un film ben fatto e che mi ha riportato le atmosfere dei primi film, ma soprattutto è un film geniale per il modo in cui Raimi lo vuole utilizzare. Cioè, io quando ho visto questo film e quando ho visto la scena dopo Titoli di Coda, rimanete a vedere la scena dopo Titoli di Coda, vi prego, perché è essenziale. Io ero a fianco Ore di Orrore, cioè ogni secondo ero lì che dicevo: oh mio Dio, ma hai visto che cosa ha fatto? Oh mio Dio, cioè, ci stavamo abbracciando. Perché vedere un film del genere con un grande appassionato di horror e grande esperto del genere come Alessio è stato la godura, perché ogni scena mi dice: ma hai visto questo? Ma hai capito questo? Da dove l'ha preso? È stato fantastico. Poi vedere la scena di Titoli di Coda e sapere un po' le dichiarazioni che ha rilasciato Raimi negli ultimi giorni, beh ragazzi, allora capisco che questo film non è solo un remake, ma è qualcosa di più. Trattare questo film come un semplice remake, secondo me, è sbagliato. È più di un remake, è più di un reboot, è più di uno spin-off. È un qualcosa che verrà probabilmente racchiuso in un progetto molto più ampio di Raimi, che io non posso dire adesso. Anzi, io penso che verso la fine della recensione farò una piccola sezione di spoiler, perché ci sono delle cose da dire che secondo me sono veramente fondamentali. E devo essere sincero, un'altra cosa che mi è piaciuta di questo film di Raimi è come ha gestito i personaggi. I personaggi fanno delle cose veramente stupide, hanno delle reazioni che sono idiote. Avete presente quando dite: ma che cazzo stai facendo? Ecco, il problema è che se l'avessero fatto in un altro film horror mi sarei incazzato come una mina, avrei detto: ma vaffanculo. Qui no, perché qui ho capito che Alvarez ha strizzato l'occhio a come Raimi aveva gestito le reazioni umane nei suoi primi film. Ha voluto fare un film di oggi rischiando e mettendo delle reazioni umane manifestamente sminchiate. Ma perché? Perché lui voleva in un certo senso omaggiare i capolavori del maestro, ok, che gli sta producendo questo film e che gli aveva spinto a fare il remake dei primi due film storici che aveva fatto oltre 30 anni fa, il secondo dell'87 in realtà, e ha detto: io faccio questa cosa qua, voglio provare a fare questa cosa qua, e ha messo delle reazioni
che non sta né in cielo né in terra, ma non ti incazzi perché capisci che è fatto apposta, capisci che è un film costruito con questo intento. E a me questa cosa è piaciuta da morire. La regia di Alvarez valorizza i personaggi, valorizza la storia, non è la regia di Raimi, però va detto, la regia dei film della casa di Raimi è secondo me inarrivabile, perché ha un equilibrio tra le soggettive, i campi e i controcampi, che è semplicemente perfetto. Alvarez non pensava neanche lontanamente di eguagliare la regia di Raimi, hanno detto, io ho un mio stile registico, cerco di armonizzarlo con quello che è la storia, con quella che è l'idea che si è fatta al pubblico di questo film, ma io non sono Raimi, io sono Fede Alvarez, io mi sto cimentando con qualcosa che non è assolutamente facile, e poi ce l'ha fatta, perché comunque ha ripreso la soggettiva della presenza, ma non ne ha abusato, ha citato quando ad esempio viene pronunciata la formula, che avviene nello stesso modo in cui accade nel secondo film, e ci sono appunto l'inquadratura sulla persona che appunto sta pronunciando la formula, nel primo il registratore, qui invece è la persona che pronuncia la formula, e poi diciamo ci sono appunto il montaggio, appunto tra il montaggio che si alterna tra la persona che dice la formula e la presenza che si sta risvegliando e con quegli urli in sottofondo fantastiche sta andando di corsa verso la casa. Questa cosa mi è piaciuta veramente tantissimo, e mi è piaciuto il fatto che sia riuscito a equilibrare appunto tra i due film, perché mi è piaciuto che abbia preso il meglio dal secondo ma anche meglio dal primo, perché per come ha realizzato il secondo era difficile realizzare un film moderno oggi, è stato giusto costruire la struttura del film su quella del primo La casa dell'81 e poi ibridarlo a certe cose del secondo, perché certe cose del film dell'81 secondo me realizzate oggi avrebbero un po' stonato, mentre invece il secondo ha delle idee molto più moderne rispetto al primo, nonostante siano passati solo 5-6 anni tra l'uno e l'altro, e Alvarez questo l'ha capito, sicuramente sotto l'egida di Raimi, e poi ci sono delle scene che pare abbia girato Raimi stesso, che riprendono palesemente sia La casa 2 che L'armata delle tenebre. La cosa bella di questo film è che parla della storia della casa in maniera differente, non c'è Ash Williams, non ci sono gli stessi personaggi, è per questo che io dico andiamoci cauti col considerarlo un remake, perché ci sono personaggi diversi, ci sono dinamiche anche differenti, il motivo per cui vanno lì è completamente diverso, il modo in cui avviene la possessione è sicuramente più graduale e meno, come posso dire, è meno veloce, cioè è paradossalmente... è quasi più, cioè nel senso, per come hanno voluto costruire il film adesso è più d'impatto, ripeto, sono passati 32 anni, non, se, nel fare un remake non potevano rifarsi totalmente ai primi film, perché quei primi film seguivano il gusto di 30 anni fa, purtroppo ormai dopo 30 anni la gente si è stufata di vedere certe cose e mettere le dinamiche esattamente come venivano i film 30 anni fa non funzionerebbe purtroppo, e voi direte, ma allora che cazzo fai a fare un remake? Lascia stare quei film e lasciali come sono perfetti così. Sono d'accordo, però io devo dire, questo film l'ho apprezzato tantissimo perché Alvarez ha avuto consapevolezza di se stesso, non ha voluto strafare, non ha voluto fare lo sbolone, è stato semplicemente se stesso, e a me questa cosa è piaciuta. Come opera prima, questo film è veramente molto buono. E voi direte, lo stai considerando un capolavoro? Stai dicendo che è all'altezza di altri film? Io non dico che sia all'altezza di altri film. Dico semplicemente che sia all'altezza di certe aspettative che mi ero fatto io. Perché a me sono splatter equilibratissimo, è un bagno di sangue questo film. Una violenza, ma anche qui non è una violenza mai vista. Voglio dire, ci sono delle scene che sono state influenzate da Saw, da Hostel, da un sacco di altri film horror splatter degli ultimi anni che hanno anche cambiato il modo di vedere questo genere. Ma voglio dire, le influenze, se sono appunto fatte bene, ma ben vengano. Alvarez ha fatto un buon film. A me questa pellicola è piaciuta un casino, una cifra, perché è una pellicola che guarda alla materia con una certa lucidità, e a me questa cosa è piaciuta, soprattutto il finale è semplicemente geniale, perché ripeto, mette in scena un grottesco che va appunto a stridere, ma non a stridere in maniera negativa, va a stridere con appunto il tono realistico che hanno voluto conferire al film, e nel complesso questa cosa funziona, perché è come uno schiaffo, tu stai vedendo una cosa e c'è un'incursione di un qualcosa che non c'entra niente, che dici, cazzo, ma funziona, e tu aspetti di spaventarti, non ti spaventi, ma ridi. Ed è quello che ti ha dato la trilogia di Evil Dead di Sam Raimi, compreso anche L'armata delle tenebre. Con un film ti spaventa, con gli altri ti diverte, ti sollucca. È quello che ha messo in un solo film Fede Alvarez,
non è da tutti, quindi non è un capolavoro, ma è sicuramente un ottimo film che io consiglio di andare a vedere al cinema. Non fatevi ingannare dal fatto che tutti lo considerano il remake di Evil Dead, perché è molto, ma molto di più. E se veramente Sam Raimi lo utilizzerà come si pensa che lo voglia utilizzare, questo progetto, per quanto possa essere qualcosa di commerciale, va seguito, perché è fantastico veramente. Se volete sapere un po' le teorie che girano su questo film, rimanete qui perché tra poco ne parlerò. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno avuto la bontà di cuore di seguirmi finora. Io vi abbraccio, grazie a tutti, anche a quelli che sono venuti ai vari eventi. Grazie. Adesso la recensione finisce qui per chi non ha visto il film e continuerà per circa 5 minuti per chi l'ha già visto, che voglio dire un paio di cose. Quindi ciao a tutti se non avete visto il film, e noi ci sentiamo tra poco se l'avete visto. 3, 2, 1, iniziamo gli spoiler. Allora, quello che volevo, parliamo subito di quello che voleva fare Raimi. Raimi ha detto che qualche tempo fa avrebbe continuato la saga della casa, che sarebbe stata composta da 7 film, compresi i 3 che sono già usciti. E uno dice, come 7 film? 7 film perché a quanto pare dicono che, ne parlavo anche con Alessio, Raimi voglia inserire in questo progetto anche questo Evil Dead. Perché se voi vedete la fine, la scena dopo i titoli di coda, c'è Ash Williams di adesso, cioè Bruce Campbell adesso invecchiato, che si gira e fa groovy, che è la classica espressione che utilizzava Ash, che è stata tradotta in tutti i modi possibili, in italiano non si capisce con cosa cazzo si potrebbe tradurre. La cosa che mi piace da morire, dunque, parliamo un attimo appunto di come si dice che se Raimi voglia utilizzare questi film. Allora, parlando con Alessio, mi diceva che appunto Raimi tempo fa aveva detto che la casa l'avrebbe contata, la sua saga di Evil Dead avrebbe contato 7 capitoli, compresi quelli già usciti finora. E uno diceva, perché 7 capitoli? Non poteva fare solo un'altra trilogia? Pare appunto che lui in questo progetto voglia inserire anche il remake di Alvarez, perché se voi guardate la scena dopo i titoli di coda, c'è Ash Williams, cioè Rob Bruce Campbell di adesso, che è invecchiato, che si gira e fa groovy, che è la famosa espressione che utilizzava Ash nei vari film della casa, che in italiano è stata tradotta nei modi più disparati possibili, non si capisce come cazzo si potrebbe considerare, quindi io dico groovy e vaffanculo. Infatti non l'hanno tradotto nella scena dopo i titoli di coda. E appunto pare che vogliono fare che lui nel prossimo film incontrerà la protagonista Mia di questo film, perché appunto come sapete lei alla fine si mette la motosega come lui, se la incastra nella mano e sega l'abominio che fa, che gli dice divorerò la tua anima, divora questo puttana, e gli squarta gli squarta il cervello infilando la motosega in bocca. Scena fantastica, ripeto anche questo, è un grottesco meraviglioso, quando l'abominio poi viene tranciato in due, che vediamo l'occhio che fa tipo l'occhiolino e trema, è fantastico, cioè è quello il grottesco di cui parlavo prima, il realismo che viene totalmente sminchiato da queste scene, che però sono geniali e fantastiche. Quindi quello che vorrebbe fare Raimi appunto è inserire anche questo, e le ipotesi che sono state fatte, e ripeto sono ipotesi, ma secondo me fila, è che quando esce nella Matrice delle Tenebre è andato indietro nel tempo, ha cambiato appunto la storia e si è creato una sorta di realtà alternativa in cui la vicenda che ha vissuto lui viene rivissuta da altre persone, e infatti poi se notate nel film di Alvarez il Necronomico non brucia come nel primo film di Raimi, ma appunto le fiamme non lo possono scoprire, perché Ash avrebbe con tutto quello che ha fatto nel Medioevo rafforzato il Necronomico. Sono ipotesi che però secondo me filano, quindi questo film qui si può considerare come una sorta di spin-off, reboot, o anche come una sorta di seguito non ufficiale. Cioè, è un film che può essere considerato in tanti modi. Io spero che venga utilizzato in questo modo, perché dicono che poi ci faranno un seguito di questo, quindi magari continueranno su un altro binario e poi faranno la trilogia vera e propria diretta da Sam Raimi. Non lo so solo che questo film verrà a quanto pare considerato in continuity rispetto alla saga di Raimi, cioè fa parte della continuity, viene visto come una sorta di realtà alternativa più che come un remake. Questa cosa mi piace, queste erano parole di Raimi, sono voci, ne abbiamo parlato con Alessio, quindi non pensate subito allora è così, potrebbe anche non essere così, però queste sono le ipotesi più accreditate, e secondo me ha un senso, perché rispetto a certe dichiarazioni di Raimi questa cosa secondo me
è assolutamente plausibile. Comunque sia, al di là di questo, che secondo me poi alla luce di queste cose uno guarda il film anche da un altro punto di vista, anche se non fosse così, la cosa che mi piace tanto è che questo film ha avuto appunto il coraggio di citare senza però aver paura di star facendo troppo, no? Perché la scena, ad esempio, con la porta che si apre e lei che dice morirete tutti, che è ripresa dal primo ma anche dal secondo, oppure la scena della botola, che è precisamente ripresa dal primo, che qui fa una paura fottuta. E poi c'è anche la scena, non so, avete presente, quando la ragazza di uno dei protagonisti viene morsa, c'è la scena che è praticamente ripresa da quando Bruce cambia, cioè Ash si vuole tagliare la mano nel secondo, ma qui non c'è la lotta con la mano, cioè è reso meno comico, però c'è lei che si taglia il braccio, c'è questa scena grottesca che ha questa comicità veramente amara di lei che si gira, ma se si taglia il braccio, quel braccio ancora attaccato da un pezzo di pelle, che dice ho dovuto farlo, mi sento veramente meglio ora. È agghiacciante, cazzo, è una scena fantastica. Io mi sono esaltato, io quando l'ho vista sono scoppiato a ridere, me una risata isterica, che dici Cristo, ma è una cosa atroce. È piaciuto veramente tanto. Una cosa che mi è piaciuta di questo film è che tu per tutta la pellicola non riesci a capire chi sia il protagonista. È il ragazzo, è la ragazza. Quando poi scopri che la protagonista assoluta è la ragazza, che tu pensi che sia fuori gioco perché è la prima a essere posseduta, questa cosa mi è piaciuta molto. Quando si vede che è lei l'ultima rimasta, tu dici oh, il film è finito, e invece vedi che inizia a piovere sangue e sorge l'abominio dell'inferno, pensi porca troia, cosa sto guardando, ma che cazzo di figata. A me è piaciuto tanto. E uno può dire ma l'abominio cos'è? È un cazzo di mostriciattolo stronzo che gli sega la gamba e la motosega, boom. Che cazzo di cosa infernale è? Ragazzi, è così che è giusto, è così che deve essere. È quello il divertente. Tu ti immagini chissà quale creatura infernale, invece una creatura in forma umana che può essere tranquillamente uccisa. È giusto così. È un film che ha un tono che secondo me è completamente giustificabile, perché riprende dei film di 30 anni fa che erano comunque tra i primi film del genere, e uno dice ma il remake non dovrebbe dare qualcosa di nuovo? Sì e no, il remake può anche rifarsi agli altri film riprendendoli in maniera non per forza originale, ma in maniera che il fan ne venga, e anche noi e non solo, ne venga soddisfatta. Secondo me questo è quel tipo di remake, non dà niente di particolarmente nuovo, ma lavora su un passato ormai noto, però ci lavora bene, e secondo me questa è la grande forza della casa di Alvarez. Un film che si prende sul serio ma non fino in fondo, un film che è consapevole di non poter essere all'altezza dell'originale, ma che si può tranquillamente inserire tra i migliori remake degli ultimi anni. Un horror così divertente io non lo vedevo da tanto tempo. Io lo metto al pari come horror bello, al pari dei Rec, che voi direte ma non esagerare. No ragazzi, secondo me è al pari, proprio come emozioni che ti dà, è fantastico. Cioè, visto al cinema, io lo rivedrei altre 100 volte, perché è un horror che mi diverte. Io da un horror cerco questo. Non cerco solo la paura, io cerco anche il divertimento. Io da questo film mi aspettavo questo. E mi ha dato esattamente quello che mi aspettavo. E la scena, ad esempio, di lei che si taglia la guancia, lui che la guarda e fa ma che cosa cazzo hai fatto? E dice, effettivamente, vaffanculo, si gira e scivola sul pezzo di guancia, picchia la testa sul cesso. Ecco, è una scena divertentissima, ripresa da Host, di lui che scivola sulle dita che gli sono state appena mozzate, però in Host non mi aveva divertito così. Cioè, immaginatevi questo che arriva, si vede una delle sue migliori amiche che si è squarciata la faccia con una scheggia di vetro, si spaventa, scivola sul pezzo di pelle che si è staccato, si spacca il cranio. Ragazzi, è fantastico, è semplicemente divertentissimo. Cioè, a me personalmente è piaciuto. Comunque, io questa parte di spoiler volevo utilizzarla solo per parlare appunto di quella cosa di Raimi, delle dichiarazioni che aveva fatto. E secondo me gli effetti di questo film sono fatti veramente bene. Mi è piaciuto il modo della possessione, mi è piaciuto come hanno spinto sull'esoterismo. Insomma, è un film che mi ha soddisfatto veramente, ma veramente tanto. Se non l'avete visto, fatelo, perché è un film che secondo me ha qualcosa da dare. Ora, io penso che la recensione sia durata anche troppo. Io spero di aver dato troppo. Noi ci vediamo al prossimo vlog. Ciao a tutti.